Siamo a Civitanova per la serata Tartufo tutto l'anno nelle Marche, insieme a cinque cuochi della provincia di Macerata che questa sera raccontano come l'estate, come il tartufo, come il pescato possono unire le persone in un ambiente di cultura, di classe, di turismo. Tante persone qui a Civitanova hanno scelto di essere qua con noi perché le Marche sanno fare turismo, sanno chiamare e richiamare un pubblico internazionale, ma soprattutto nelle Marche si sta bene e venire in vacanza è sicuramente una scelta vincente. Grazie Giuseppe, dobbiamo dire che le Marche in generale è un territorio straordinario, non a caso è l'unica regione che è chiamata al plurale, perché sono talmente diversi i suoi territori, i propri luoghi. È l'unica regione dove in pochissimo tempo, in pochissimi chilometri, si passa dalla montagna al mare, quindi dalla neve alla spiaggia, passando per delle colline che sono bellissime, quindi un territorio dal punto di vista paesaggistico eccezionale, ma soprattutto anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista enogastronomico. E la serata di questa sera, la cena di questa sera, ne è una dimostrazione. Quindi il tartufo che unisce cibi tipici del mare cibi tipici della montagna e della terra ne è appunto una dimostrazione. Grazie a Giuseppe, ci avviera sempre con questi eventi speciali. Grazie agli chef. Gli chef veramente hanno fatto delle scelte eccezionali. Grazie ai sindaci, perché con loro abbiamo iniziato un grande percorso di promozione. Hanno capito quali erano gli obiettivi che volevamo raggiungere e ci stanno supportando tutti i giorni. Quindi questo è una grandissima soddisfazione. Grazie a loro di avermi fatto passare una bella serata. Grazie a Civitanova che ci ha risposto. Speriamo che siamo stati potabili, buoni sarebbe troppo presuntuoso. Potabili ci accontentiamo, vedremo. Quindi innanzitutto grazie a tutti, grazie a Cristini, grazie alla regione che è stati matti da scegliermi, però ognuno fa i sbagli suoi, quindi siamo qua e grazie a tutti. Grazie.